Nell'isola caraibica di Dominica, la maestra Samuel sta usando un modo intelligente per insegnare la preghiera ai suoi studenti di terza elementare, una capsula del tempo. L'anno scorso, per iniziare l'anno scolastico, ho fatto qualcosa di diverso. Ho visto una mia amica presentare una capsula del tempo e dire che aveva messo diversi obiettivi, sogni e desideri dentro una scatola per i suoi studenti. E poi, alla fine dell'anno, aveva aperto la scatola, così che gli studenti potessero vedere se i loro sogni si erano realizzati. La maestra Samuel chiese a ognuno dei suoi studenti di scrivere le proprie richieste di preghiera e poi chiuderle in una capsula del tempo delle preghiere per un anno. Alla fine dell'anno avrebbero aperto la capsula del tempo per vedere come Dio aveva risposto alle loro preghiere. Gli studenti erano entusiasti dell'idea, ma restava un dettaglio importante. Dissero: «Maestra, possiamo dare un nome alla capsula del tempo?» Decisero di chiamarla Jerry, la capsula del tempo. Così sigillammo Jerry. Ora state guardando la parte non sigillata di Jerry. Abbiamo sigillato Jerry e abbiamo pregato per un intero anno scolastico. Dopo un anno di attesa, gli studenti erano finalmente pronti per vedere come le loro richieste di preghiera erano state esaudite. Diamo un'occhiata a Jerry. Siete tutti pronti? Sì! Luci, motore, azione. Ora aprite i vostri fogli. Furono lette molte richieste di preghiera diverse. L'emozione degli studenti crebbe quando si resero conto che Dio aveva risposto alle loro preghiere. Uno studente voleva vedere suo padre e fu in grado di incontrarlo. Una studentessa voleva essere inserita nella lista degli studenti migliori e ci riuscì. E c'era un bambino che non aveva mai ricevuto un voto superiore all'85% e riuscì a ottenerlo. Gli studenti non avevano pregato solo per se stessi. Avevano chiesto a Dio anche di prendersi cura delle loro famiglie. La mia cuginetta era molto malata e ho chiesto che migliorasse. Quindi la tua cuginetta sta meglio? Sì. Quindi Dio ha risposto alla tua preghiera dell'anno scorso. Gli studenti della maestra Samuel non dimenticheranno mai come Jerry, la capsula del tempo, ha insegnato loro che Dio risponde alle preghiere. Per favore, pregate per gli insegnanti e le scuole in tutto il mondo che stanno aiutando i bambini a comprendere la potenza di Dio. Grazie per il vostro sostegno recente a questa scuola con l'offerta del tredicesimo sabato.